Vorrei adesso presentarvi il dottor Fano, che ci parlerà di del fondo Peruzzo Mizzolo e non solo, anche dei progetti dell'archivio Guido Alberto Fano, dei progetti di inventariazione e catalogazione. Grazie. Buongiorno, grazie per questo invito, per questa organizzazione molto, molto bella e molto ricca, e anche per interventi molto interessanti che abbiamo sentito sia la mattina che nel pomeriggio. Questo io parlerò di due cose rapidamente, una già nota e una invece nuova. Comincio dall'archivio Guido Alberto Fano. In realtà, quando qualche mese fa Giulia Clera mi ha detto che si organizzava questa giornata, io ho chiesto proprio di poter parlare di questo progetto contando di averlo concluso, perché bisognava concluderlo in qualche modo entro giugno. Invece poi, per vari motivi di salute eccetera, questa cosa slitta un po', quindi quello che vi presento è in realtà un punto intermedio. Però è importante sottolineare che questo archivio di Guido Alberto Fano, archivio musicale Guido Alberto Fano, di cui io sono custode oltre che essere appunto nipote del musicista, è in fase di riordino e di inventariazione completa, in quanto ci sono stati già due interventi, contributi sia della Regione del Veneto sia della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto, che hanno permesso di mettere mano prima ai manoscritti musicali, poi ai programmi di concerto e infine a tutto il carteggio. L'idea di così il progetto, che è anche stato in questi anni un pochino modificato, è quello di poter avere un albero creato con un archivista che dà la consistenza dell'archivio e una suddivisione, diciamo, anche in serie, sottoserie eccetera, quindi con un criterio archivistico che cerca di chiarire un po' i contenuti delle varie sezioni e di guidare nell'ascolto. Immagino che si veda poco, infatti ho creato poi due ingrandimenti, ecco questo giusto per vedere alcune sezioni. Anche questo devo dire che non è ancora completo, ma insomma è in una fase abbastanza diciamo avviata. E quindi una sezione di programmi concerto suddivisi, come si può vedere, perché è stato musicista, pianista, direttore d'orchestra e compositore, quindi questi programmi possono essere relativi alla sua attività di pianista o all'attività di direttore d'orchestra in composizioni proprie, in composizioni altrui, saggi degli alunni, insomma c'è una ricca sezione dei programmi di concerto. I manoscritti musicali, che sono la sezione successiva, che è questa, suddivisa in generi, erano già stati riordinati da Giorgia Gallo, che purtroppo poi per anche motivi di un altro lavoro a tempo indeterminato ha dovuto lasciare il progetto, ma questo era già stato fatto in un precedente momento, e questi sono stati fatti col programma Isis Musica a suo tempo, quindi con tutta la scheda ricca di campi, la scheda IQ. E infine la parte più interessante, più intensa del carteggio, siamo a circa 8.000 lettere, arriveremo più o meno a 10.000 io credo, e qui l'albero è stato abbastanza complicato, anche perché non è facile collocare una missiva in un campo quando potrebbe stare benissimo in altri campi. Alcune persone con cui ha rapporti artistici poi diventano amici, alcune persone con cui ha rapporti istituzionali e anche rapporti artistici, però questo sembrava un po' un modo che poteva in qualche modo suddividere in categorie, quindi lettere private, familiari, c'è una ricca serie di lettere fra Guido Alberto Fano e la moglie Bianca, prima e dopo il matrimonio, poi ovviamente amici e allievi, rapporti istituzionali divisi per i periodi di Padova, Bologna, Parma, Napoli, Palermo e Milano, che sono le sei città in cui ho operato in diversi momenti, in diverse fasi della sua vita, e per ciascuna di queste poi magari differenziando quando possibile se il rapporto è con il Conservatorio San Pietro Maiella, che ha diretto per esempio dal 12 al 16, oppure al Teatro San Carlo, eccetera. Poi rapporti artistici con enti, abbiamo pensato che possono essere case editrici, periodici, teatri, organizzazioni di eventi musicali, e oppure persone, ci sono personalità di rilievo come Toscanini, come Debussy, come Busoni, con cui ci sono rapporti epistolari, Pizzetti, Croce, ce ne sono diversi, oppure personalità che conosce nel periodo diciamo più intenso di attività, ma un po' in tutta la vita, che è abbastanza lunga, perché nasce nel 1875 e muore nel 1961, quindi 86 anni di attività, con una cura maniacale, disperante per chi poi lo deve raccogliere, di mantenere tutto quello che si può. Ci sono veramente delle cose che sono
che sono difficilmente collocabili, ma insomma vanno in qualche modo valutate. Ecco, oltre a questo, il progetto vorrebbe anche, anzi no, vorrebbe, vuole indicizzare i corrispondenti, e siccome qui io non ho ancora in realtà un qualcosa da farvi vedere, vi faccio vedere un lavoro fatto precedentemente, ma che sarà identico, che è l'indice delle lettere a Luigi Cortese, che sono custodite dalla Fondazione Cini e che ho riordinato, ho finito di riordinare a febbraio, che hanno dato alla fine come risultato, diciamo, come accesso al carteggio, un indice di questo genere, quindi per ogni corrispondente il numero, le lettere vengono tutte numerate, il numero della lettera e la possibilità quindi di capire per un appunto per, ecco qui preso Conrad Beck, dove si trova la corrispondenza o che consistenza ha la corrispondenza con questa persona. Ripeto, questo è un altro carteggio, quindi non ha niente a che vedere col lavoro che sto facendo, però la tipologia di indice a cui voglio arrivare, a cui arriveremo per la fine del lavoro, sarà esattamente questa, sia nelle lettere, diciamo, ricevute, che nelle lettere, che non sono moltissime, in alcuni casi ci sono, che sono state invece scritte, di cui è stata mantenuta e conservata anche una brutta copia. Ecco, per il resto l'archivio Fano, come sapete, giusto per ripercorrere un attimo la sua attività, continua nella promozione. Si parlava stamattina della necessità di far eseguire la musica, noi lo facciamo al Teatro La Fenice, colgo l'occasione per invitare tutti coloro che vorranno venire al 16 di giugno, domenica prossima, all'ultimo concerto del nostro ciclo, alla Fenice, il nostro ciclo, diciamo, di primavera, che si conclude con il suo quinto concerto, poi ce ne saranno altri al Lido in agosto e ancora alcuni a Padova in collaborazione con la Fondazione Mizzolo Peruzzi, di cui però parlerò in seguito. Un'ultima notizia, che anche l'archivio musicale Guido Alberto Fano è diventato Onlus recentemente, quindi anche questo, insomma, è stato un passo avanti proprio in virtù dell'impegno per la conservazione e la tutela delle cose d'arte conservate nell'archivio. Quindi questo è stato un riconoscimento abbastanza, che io considero molto importante, che abbiamo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate recentemente. È stato necessario modificare lo statuto e specificare bene che tipo di attività facciamo, però effettivamente è risultato chiaro che le prerogative ci sono. A questo punto chiudiamo con l'archivio musicale Guido Alberto Fano e passiamo al Fondo Musicale Peruzzio Mizzolo di Padova. Io sono entrato in contatto con la musica con la figura di Silvio Mizzolo, con gli eredi che sono la figlia Enrica e il genero Elio Peruzzi, che sono presenti anche qui oggi in sala con noi, 2 anni fa in occasione di un assegno di ricerca dell'Università di Padova, e quindi mi sono occupato di Silvio Mizzolo, che è vissuto fra il 1905 e il 1991, e nella precedente giornata Biblioteca Manoscritta di Novecento Veneto Musica abbiamo parlato di quel fondo. Poi mi sono accorto, frequentando appunto la casa di Elio Peruzzi, che anche Elio Peruzzi è un conservatore. Elio Peruzzi è un clarinettista, musicista didatta, che ha studiato a Vicenza e che si è dedicato per tutta la vita all'insegnamento e molto all'esecuzione, dedicando molta attenzione e passione alla musica contemporanea, al jazz, suonando in varie, dagli anni 60 in poi, in varie formazioni, Trio Bartok, suonando naturalmente anche con i Virtuosi di Roma di Fasano e avendo anche delle collaborazioni abbastanza importanti, incisioni eccetera, ma non è la sua diciamo carriera di musicista l'oggetto del mio intervento, quella tra l'altro la si può vedere in un libro monografico che gli ha dedicato Beppi De Marzi, Elio Peruzzi tempo contro tempo, ma appunto la sua attività di conservatore, perché dicevo che frequentando la sua casa ho visto con quanta cura ha raccolto e anche catalogato molto materiale musicale. Qui siamo entrati appunto in una parte del suo studio dove ha raccolto tutte le musiche che ha utilizzato in questi anni per il clarinetto, per le esecuzioni, per l'insegnamento, e ho scoperto appunto che raccolte e anche, come vedete, catalogate, numerate e messe anche in ordine alfabetico, ci sono 177 testi di musica antica, 382 di musica per clarinetto, altri 121
sempre per clarinetto ad uso del conservatorio dell'insegnamento, altre partiture varie, per un totale di circa 800 musiche, alcune delle quali anche probabilmente abbastanza rare oggi da trovare. A questo si aggiunge una sezione di registrazioni musicali, anche questa è accuratamente, nastri, bobine accuratamente conservate. Me ne viene una in mente che mi ha fatto sentire di un concerto del 1958 al Conservatorio di Milano, dove c'è la voce di Ghedini, allora direttore appunto del Conservatorio, che saluta Claudio Abbado e i musicisti, fra cui Peruzzi, che partono per Vienna a rappresentare il Conservatorio. E quindi anche dal punto di vista del materiale audio c'è qualcosa di interessante, sono delle cose molto interessanti. L'organizzazione è cartacea, ma abbastanza attenta, abbastanza così precisa. Questo poi è un ambiente studio in cui sono conservate anche lettere, strumenti musicali e cose d'altro genere, e quindi passerei a vedere qualche manoscritto, qualche lettera. Le abbiamo un po' quantificate sommariamente preparando la scheda appunto per 900 Veneto Musica, dando una approssimativa così consistenza in metri lineari, ma è interessante vedere appunto alcuni rapporti con Claudio Abbado all'epoca in cui Peruzzi suonava nell'ensemble che lui dirigeva a Milano, quindi accordi per le prove, sì, rapporti proprio musicali, oppure ecco Bruno Canino che scrive in rapporto invece a un concorso per un posto di primo clarinetto. Poi ne abbiamo scelte alcune naturalmente per far capire il tipo di cose, insomma un'attività intensa che ha lasciato questa traccia. Petro Grossi, tra l'altro, è stato un compositore violoncellista, uno dei pionieri della musica elettronica, e quindi negli anni 60 appunto che scrive a Peruzzi in relazione a delle cose per nastro magnetico. Adesso non è che possiamo entrare nel dettaglio di ogni riga, di ogni lettera, ma insomma Margola, che parla di una composizione scritta proprio per lui, un lavoro per clarinetto orchestra scritto per Peruzzi, Bettinelli che si complimenta per l'esecuzione di un suo brano, che siamo negli anni 70, Arrigo Pedrollo, a cui è oggi dedicato il Conservatorio di Vicenza, Scimone come solisti veneti oppure come direttore del Conservatorio di Padova. Poi ci sono anche dei programmi in cui è testimoniata l'attività di Peruzzi con Scimone prima ancora del nascere dei solisti veneti. Poi ci sono dei contratti per delle registrazioni con la radio cecoslovacca, c'è anche una sezione poi di programmi musicali, questa è un'edizione Zanibon di un metodo per flauto dolce dei canti per flauto dolce, altre cose, una sezione ricca di programmi musicali. Ecco, questi sono i concerti del Politecnico con il direttore Claudio Scimone prima ancora che nascessero i solisti veneti. E poi l'attività più interessante di Peruzzi come esecutore di musica del Novecento, con il trio Bartok, con Teresa Lampazzi ed Edda Pittan, e un'altra sezione abbastanza ricca di articoli di giornale, di critiche. Ecco, ripeto, abbiamo fatto così un piccolo campione per mostrare il tipo di cose e con quanta anche cura siano state raccolte e classificate e conservate in raccoglitori che naturalmente oggi andrebbero cambiati, perché molte sono quelle buste di plastica che sappiamo che a lungo andare staccano l'inchiostro dalla carta, ma intanto hanno garantito l'ordine delle cose. Ecco, un altro ensemble fondato da Peruzzi, la piccola camerata, con il soprano di Diana Rognoni, con Enzo Porto e violino di Comizzola al cembalo, e altri articoli dalla Francia. E poi infine una sezione molto bella e interessante, questa è l'organizzazione, che potete vedere, raccoglitori da parte alta che tengono da contratti a musica suddivisi in ordine cronologico, in ordine per tema eccetera, lettere musicali, e una sezione molto interessante di strumenti, perché Peruzzi è anche stato un collezionista di strumenti musicali, ha suonato non solo il clarinetto ma anche molti altri strumenti, ha fatto tra cui il cromorno, il flauto dolce, e ci sono alcuni strumenti che ha raccolto, addirittura in qualche caso fatto costruire, un flauto contrabbasso in legno, un organo portativo, ecco, un virginale, un dolmetsch e altre collezioni. Tutto questo, qui c'è addirittura una dedica di Stravinsky che nel 1960 gli
si complimenta con lui per l'esecuzione degli Stuardi soldati, c'è un po' di ingrandimento. Ce n'è anche una di Stockhausen che si complimenta con l'esecuzione dell'Harlequin, che però abbiamo dimenticato di fotografare, quindi non possiamo farvi vedere, ma c'è. Ecco, mi è sembrato quindi che la tipologia, la quantità, l'ordine di questo materiale valesse la pena di una segnalazione fra gli archivi del Novecento, visto che Peruzzi ha operato più o meno tutto in buona parte dell'arco del Novecento, essendo nato nel 27 ed essendo ancora in attività per certe cose. Tra l'altro a un certo punto si è dedicato anche all'organizzazione, nel 97 hanno fondato il Centro Musicale Culturale Musicale Silvio Mizzolo, con cui hanno cominciato a organizzare attività per tenere in vita la memoria di Silvio Mizzolo, e recentemente questa si è trasformata in Fondazione Musicale Mizzolo Peruzzi, che fra i vari scopi ha anche quello di conservare il materiale musicale. Per cui diciamo che tutto questo archivio ha già un'ala protettiva in cui rimarrà in futuro. Ecco, grazie per l'attenzione.